Parliamo di ICI, IMU, una tassa certamente poco simpatica, ma che tutti devono pagare, dalla piccola azienda, chi ha un'edicola, qualsiasi attività commerciale, tutti pagano questa tassa. Proprio tutti? Beh, fino a oggi no, perché le piattaforme petrolifere non l'hanno pagata. E molti comuni hanno chiesto di verificare una legge che era poco chiara, non si capiva se dovevano pagare. La Cassazione alla fine ha dato ragione ai comuni e ha sentenziato in via definitiva che anche le piattaforme petrolifere devono pagare l'ICI IMU. Ora cosa è successo? Che subito dopo questa sentenza la maggioranza, il governo e maggioranza hanno predisposto una modifica. E quindi hanno ingarbugliato nuovamente la situazione. Per cui, da un lato è sicuro che le piattaforme petrolifere dovranno pagare, sino a quella modifica intervenuta l'anno scorso, dovranno pagare arretrati di ICI IMU e parliamo di un controvalore di circa 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro, quindi veramente molti molti soldi. E questo è stabilito, per il passato dovranno pagare. Ora rimane però la situazione di incertezza attuale dovuta a questa successiva modifica fatta dalla maggioranza. Per chiarire le cose, in base a quanto è stato elaborato in tre commissioni, con tre decisioni delle commissioni competenti, il Movimento 5 Stelle e i nostri colleghi alla Camera hanno predisposto un emendamento alla legge di bilancio che si sta votando adesso. Un emendamento che chiarisce la situazione e ribadisce appunto che le piattaforme petrolifere devono pagare questa tassa. Cosa succede? Che il governo, i relatori rigettano l'emendamento con la scusa: ma presentate un disegno di legge apposito sulla materia. Ma quale disegno di legge? L'emendamento era chiarissimo, bastava votarlo, approvarlo e si sarebbe chiarito questa norma di buonsenso e di democrazia fiscale. Ancora una volta questa maggioranza chiarisce di essere forte con i deboli e debole con i forti, debole con le solite filiere delle fonti fossili. Siamo sicuri che questa maggioranza si meriti la nostra fiducia per la riforma costituzionale? Io penso proprio di no.